io dico, è una storia d'amore che non finisce. Abbiamo venduto più di 16 milioni di Clio nel mondo, è la vettura francese più venduta nel mondo. In Italia ne abbiamo vendute 1,6 milioni, ma non pensiamo alle macchine, pensiamo a quanti clienti, no, l'hanno utilizzata, continuano ad utilizzarla. E fa parte proprio del valore, di uno dei valori di fondo della marca, il rispetto e la valorizzazione della nostra eredità. È un classico che, come tutti i classici, non smette mai di emozionare. È chiaro che lo reinventiamo, gli diamo più muscoli, più autorevolezza, lavoriamo sul design, lavoriamo su un frontale che raccoglie il nuovo logo, la Nouvelar, una nuova firma luminosa di marca, lavoriamo sugli interni rendendoli ancora più piacevoli, ancora più accoglienti, ancora più sostenibili, con un 60-70% del materiale riciclabile. Lavoriamo, e non possiamo farne a meno, sull'infotainment, che diventa fondamentale soprattutto per il mondo giovanile, con un display che arriva fino a 10 pollici e consente, con Renault EasyLink, di specchiare proprio il cellulare senza bisogno di nessun cavo. Ed infine, naturalmente, lavoriamo sull'efficienza e sulle prestazioni, con innanzitutto un motore 145 cavalli full hybrid, che è un motore elettrico in città per l'80% del tempo e residualmente ogni tanto diventa anche termico per il restante 20%, ma soprattutto è un motore che ti consente di risparmiare il 40% dei costi di consumo rispetto a un motore termico, e ti fa fare mediamente 100 km con 4 litri di benzina. Quindi design nuovo, moderno, muscolare, un forte orientamento anche all'infotainment, quindi alla comunicazione digitale, e un motore efficiente che è anche conveniente, quindi è una risposta fondamentalmente alle esigenze di oggi. Continuiamo, come già è adesso, con il nostro motore diesel, il nostro motore a benzina e il nostro motore GPL con il full hybrid, perché riteniamo che il successo di questa vettura è stato quello di essere versatile per qualunque tipologia di clienti, flotte comprese, penso al diesel, no? Che hanno esigenze di percorrenze maggiori e hanno bisogno di una maggiore economicità. Quindi continuiamo così, siamo convinti che ci darà grande soddisfazione questa scelta. L'Esprit Alpine, sì, ci piace e lo facciamo, l'abbiamo già fatto con Austral, con la nuova Espace. Ci piace di introdurre una versione che racconti un po' l'anima tecnologica e sportiva del brand. Lo facciamo con dei dettagli molto particolari, con dei colori anche unici che caratterizzano la versione, e quindi non potevamo non farla con la nostra storia d'amore.